Questo locale? Cambiamo, giriamo, ma sarà qua, sarà dall'altra parte. C'è un bel movida. Cioè, le prendi da bere, fai due chiacchiere con i tuoi amici. Perché è un punto di ritrovo. Ogni sabato siamo qua. Vengo spesso all'Obelix a prendere l'aperitivo e di senso. È il nostro bar preferito, che c'è il barista migliore di tutto Torino. Un aneddoto carino. Abbiamo conosciuto un gruppo di lituane l'altra sera. Però se c'è qualcuno che vuoi farmi conoscere non c'è problema, sono single. Sì, 10 minuti fa con la tua collega, interessantissimo, giuro. La sera ci siamo messi a giocare a pallone con una palla gigante, c'erano dei ragazzi spagnoli. Che cosa fa delle persone, persone di carattere? Sicuramente l'esperienza di vita, il carattere stesso proprio, nel senso uno quando nasce ha un'impostazione, quindi... Quando dice sempre quello che pensa. Secondo me dopo che la dice la deve anche fare una cosa. Una persona di carattere ha bisogno di poche parole. Sappia dire la sua e basta. Le palle! Possiamo dire a noi usare le palle! Vuol dire prendere posizione, prendere decisioni. Il carattere, la sua forza. È molto decisa, sta sempre... delle posizioni ferme. Beh, non lo so, riuscire magari a comunicare qualcosa anche senza necessariamente dire nulla. Fregarsene delle circostanze che magari sono avverse in quel momento, andare avanti. Non essere influenzati da altre persone, ma tutto pensare con la propria testa. Al carattere esprimere le proprie idee, secondo me. Determinazione e volontà. La sua spontaneità. Secondo me quanto riesce a imporre la sua volontà.